Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro Live, l'unico format di internet.poro dove si parla di videogiochi con un cappello in testa. Quella di oggi sarà una live ricchissima perché torneremo a parlare di Switch 2, della nuova esclusiva appena annunciata di Nintendo Switch, del disastro Xbox e di tante altre cose, quindi non c'è veramente tempo da perdere. Mi raccomando, voi sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto lasciate insieme a me, datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Game per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Ho raccolto un po' di notizie sparse e partirei dall'anti-angolo della poracciata, ovvero l'angolo della spesa folle. Quanti di voi hanno voglia di investire $600 in questa statua fighissima di Meta Ridley? Fortunatamente non sono un amante delle figures, però First for Figures tira fuori sempre da roba fuori parametro. Questa è proprio spettacolare. Tra l'altro, vabbè, presa proprio da Metroid Prime, quindi come fai a dire di no? Però $600 sono $600. Io passo, però se voi avete il coraggio, siete liberissimi di imbarcarvi in questa spesa senza senso. Per l'angolo della poracciata, non so se avete seguito, ma c'era questo prototipo di Super Famicom all'asta. L'asta era partita da $32, 5.000 yen, e in tempo record aveva raggiunto quasi 2 milioni di dollari, e non so perché l'asta è stata cancellata. Chissà che inghippi ci stanno dietro. Comunque, per chi non lo sapesse, questo prototipo di Super Famicom in realtà era una delle versioni definitive della console prima che venisse poi commercializzata. Credo una delle pochissime differenze, almeno l'unica che balza subito all'occhio, è che il tasto power è rosso, mentre in realtà dovrebbe seguire la stessa colorazione degli altri tasti, almeno sul modello commercializzato. Credo ci siano anche... c'è anche questa porta external che non dovrebbe esserci sulla versione definitiva, e penso ci siano anche delle prese leggermente diverse per quanto riguarda alimentazione, uscita video, eccetera eccetera. Ecco, l'altra cosa particolare, ce la vediamo su X, che non è Twitter, l'altra cosa particolare è che c'era anche il jack delle cuffie. Una scelta molto interessante, non trovate? Però insomma, non so che impiccio è successo per far cancellare l'asta. Forse poi ci sarà stata qualche offerta privata e quindi il venditore si è convinto ad affidarlo. Tra l'altro c'è scritto nell'asta: ho collegato l'adattatore e ho potuto verificare che fosse alimentato, ma poiché il cavo AV, il controller e l'ingresso del software avevano forme diverse, non sono riuscito a confermare altro che l'alimentazione. Pure l'ingresso cartuccia è diverso, pure l'ingresso dei controller è diverso, quindi... c'hanno una macchina che si accende. Poi quello che ci puoi fare non si sa bene, però chissà, magari se finisce nelle mani giuste riusciranno anche a farla diventare un'unità funzionante. In caso sarà figo vedere come si comporta. Poi vediamo cos'altro ho preparato. Ah sì, angolino delle uscite. Tenete d'occhio, anzi considerate l'acquisto di questo Animal Well, il titolo che è stato pubblicato dall'etichetta di Dunkey, lo youtuber famosissimo, perché dicono sia un Metroidvania molto atipico. Infatti non c'è combattimento, ma c'è soltanto esplorazione e puzzle solving. Ho letto 3-4 recensioni e tutte quante dicono si tratti di un capolavoro a tutti gli effetti, e si è beccato pure un bel po' di perfect scores, 10 su 10. Allora, 24,49€, 25€, non poco. Poi magari uno aspetta l'edizione fisica, se mai la faranno, oddio, però è un publisher così piccolo che è difficile. C'è qualcuno di voi che si arrischierebbe a comprare Animal Well, Metroidvania? Vi fidate dei Dunkey, vi fidate delle recensioni e comprate così in blind Animal Well? Ragazzi, ma invece ora prendiamoci un attimo di religioso silenzio, 45 secondi dove assaporare nella sua interezza il nuovo gioco di Sonic, che tra l'altro avevano leakato e di cui avevamo già parlato in un TG Poro di penso un mesetto fa, qualche mese fa. Vi presento Sonic Rumble. Sì, allora sarà un titolo solo mobile, e Android e iOS, però io lo definirei con una frase che non pensavo avrei mai detto in vita mia, ma sembra Fall Guys fatto male. E c'è, insomma, non dico che ce ne vuole, però. Allora, interessante, dati di vendita in Giappone. C'è un po' un colpo di scena, e qui si vede proprio tutta la differenza tra il pubblico orientale e quello occidentale.
perché nell'ultima settimana abbiamo avuto un debutto stellare per Stellar Blade, 67.000 copie vendute, non male. E tra l'altro continuo a ripeterlo, forse la cosa più interessante che esce su PlayStation 5 dai tempi di Returnal. Ma poi in seconda e quinta posizione abbiamo due volte Eiyuden Chronicle 100 Heroes, seguito spirituale di Suikoden. Titolo che penso che in Occidente si siano filati veramente in cinque, proprio i super appassionati, super nostalgici, che conoscono questa serie JRPG di nicchia. Invece in Giappone ha spaccato il brutto, perché insomma, se andiamo a fare i risultati combinati, abbiamo quasi 70.000 copie in totale, quindi andrebbe anche leggermente sopra Stellar Blade. Vediamo se reggerà nel corso delle settimane. Più che altro vediamo anche come si comporterà nel mercato occidentale, ma probabilmente neanche entrerà in classifica. Ma prima di continuare con il video, vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Allora, passerei un po' alle notizie del giorno. Vorrei fare una piccola integrazione con il discorso che abbiamo fatto negli ultimi giorni su Switch 2, perché stiamo ancora aspettando la trascrizione completa dell'incontro che c'è stato tra gli investitori e Nintendo, e quindi il botta e risposte, le domande degli investitori e le risposte di Shuntarone Furukawa nazionale. Però intanto Hotmail Dome ha iniziato a tradurre un po' di queste domande, di questo botta e risposta, e se vogliamo volare un po', praticamente è stata confermata la retrocompatibilità. E inoltre possiamo anche approfondire il discorso su che tipo di console sarà Switch 2. Ecco, qui approfondisce su quel discorso che avevamo detto ieri, cioè che Switch 2 sarà il nuovo modello di Switch. Qui in realtà lo traducono in modo diverso, viene indicato come il successor, come il successore, quello che viene dopo. E una domanda è proprio questa: c'è qualche significato particolare dietro alla terminologia successore di Switch? Perché Wii U è stato annunciato come successore di Wii, mentre Switch è stata annunciata come una console dal nuovo concept. E Furukawa dà una risposta proprio alla Doug Bowser: abbiamo deciso che successore era il modo migliore per descrivere la console nell'annuncio di oggi. Quindi sostanzialmente non rompere il cazzo. prendi questa risposta per buona. Però mi è piaciuto molto l'approfondimento che ha fatto Hotmail Dome, ve lo faccio vedere, perché dice: Nintendo dice che questa nuova console sarà il successore di Switch, ma allora come hanno chiamato le loro console precedenti? Come abbiamo già visto, Switch è stato un nuovo hardware con un concept nuovo di zecca. Wii U è invece stato un sistema che ha succeduto Wii, anche in modo abbastanza goffo. Il 3DS è stato una nuova console di gioco portatile che succederà la linea di Nintendo DS, e anche qua c'è, ritorna la cosa del successore. Poi abbiamo anche tre esempi presi da ere precedenti: la Wii, che non sarebbe stata una continuazione del GameCube, ma piuttosto qualcosa di completamente differente. Il DS sarebbe stato un concept completamente differente dagli altri device di gaming esistenti, mentre il GBA sarebbe stato il successore al Game Boy. Questo è molto interessante, perché effettivamente, se retrospettivamente guardiamo tutta la linea evolutiva degli hardware Nintendo, troviamo dei momenti in cui ci sono state delle linee di continuità evidenti, non solo a livello di nome ma anche proprio di capacità tecniche, e invece dei forti momenti di rottura tra quello che c'è stato prima e quello che sarebbe arrivato dopo. Tutte queste grandi momenti di continuità, questi diciamo momenti di calma per quanto riguarda il fronte di innovazione a tutti i costi,
sono stati effettivamente indicati come successori, passi successivi. Non c'è stato nulla di rivoluzionario. Tra l'altro, il nome in codice di Wii doveva essere Revolution, e ci sta che non sarebbe stata un continuo dell'esperienza GameCube. Quindi questo qua ulteriormente conferma il fatto che possiamo aspettarci un qualcosa di estremamente familiare che non stravolge in nessun modo il concept di Switch, ma più che altro lo migliora, lo perfeziona, lo declina magari in un modo leggermente diverso, come poteva essere il 3DS, oppure appunto come poteva essere il 3DS, potrebbe essere un concept che si fonda su quello della console precedente, ma ci aggiunge uno strato ulteriore. In questo caso abbiamo i due schermi, ci mettiamo pure il 3D stereoscopico. Qui abbiamo una console ibrida, in più ci mettiamo un mini frigo dentro, per esempio, la butto lì, guarda se poi ci ho preso, eh. C'è un'altra cosa importante, si parla di retrocompatibilità, perché una domanda rivolta a Furukawa è stata proprio: il successore di Switch userà il sistema di Nintendo Account? Furukawa risponde: yes, abbiamo preparato il Nintendo Account per supportare a lungo termine le relazioni con i nostri clienti attraverso le generazioni di hardware, anche prima che Nintendo Switch fosse lanciata. Vogliamo leggere tra le righe? Vogliamo fare un passettino in più rispetto a quello che viene detto da Furukawa? Ragazzi, se i Nintendo Account persistono e non bisogna più a ogni console ricrearsi un account che poi rimanda all'ID, eccetera, eccetera, beh, questo significa che anche gli acquisti si muovono con esso, gli acquisti che sono legati all'account. Se si muovono gli acquisti legati all'account, quantomeno la retrocompatibilità digitale dovrebbe essere confermata. Ma se ti tieni gli acquisti, come fanno a vendere remaster? Nello stesso modo in cui fa Sony, le rivendi. E non penso che sia un problema. Alla fine lo fanno tutti quanti con una grande sfacciataggine. Ricordiamo che forse stanno per tirare fuori pure la remaster di Horizon Zero Dawn su PlayStation 5, quindi in un mondo dove abbiamo, non lo so, 8 iterazioni di The Last of Us quando sono usciti solo 2 giochi, direi che ci possiamo aspettare di tutto, soprattutto da Nintendo, che non si fa problemi a vendere e rivendere e rivendere e rivendere e rivendere e rivendere sempre gli stessi prodotti. Comunque, gli account sono confermati. Questo già lo sapevamo, ma come sapevamo, insomma, che una nuova console era in sviluppo? Però iniziare a sentire queste cose che arrivano direttamente dal capoccia, dalla fonte delle fonti, tutta un'altra cosa rispetto a l'ha detto Zippo su un blog, o l'ha detto Pioro trollando tutti quanti, o l'ha detto Poro, cioè, capito? C'è una bella differenza, no? Parliamo un attimo di Nintendo World Championship. Prendiamoci un attimo. Io ho un po' introiettato l'annuncio. Posso dire che è un po' deludente come cosa? Vi spiego perché. Il prezzo, non dico che è alto, però insomma non è budget. Sembra offrire proprio poco rispetto a quello che magari veniva offerto da un NES Remix, che comunque mi sa che costava leggermente di meno. E non so, mi sembra veramente un titolo a minimo sforzo, massima resa, che poi soprattutto in un ecosistema dove c'hai già accesso a tutti quanti questi giochi su Nintendo Switch Online, non lo so, mi sembra un po' ridondante. Soprattutto poi sulla stessa console, dove i titoli 99 molto spesso vengono venduti gratuitamente, cioè vengono dati gratuitamente agli abbonati al servizio. Mentre NES Remix aggiungeva quell'elemento di imprevedibilità, eppure un po' meme, un po' follia, un po' alla WarioWare, questo in realtà è solo speedrunning con 150 sfide, molte delle quali durano tipo un secondo, penso. Che, cioè, già come numero non mi sembra tantissimo. Questa dura tipo un secondo. Ce ne mancano 149. Quindi sì, per carità, carina l'idea delle leaderboard, però pure qua sarebbe stato figo avere un multiplayer online vero e non soltanto di classifiche, mentre adesso il multiplayer sarà limitato esclusivamente al gioco in locale. E mi dà proprio l'idea dell'ennesimo titolo che viene sacrificato perché l'infrastruttura online di Switch non funziona bene. O comunque è un casino da mettere in piedi, poi soprattutto in un gioco che richiede una così alta precisione proprio di frame, sarebbe stato impossibile gestire tutto quanto online. Però ci mettiamo questo, ci mettiamo insomma
non tanti contenuti, 150 sfide su 13 giochi, rigiocabilità dettata solo dal fatto che verranno di volta in volta aggiornate le sfide settimanali. Mi sembra un po' povero di contenuti, con comunque, ripeto, giochi o bene o male conosciamo tutti quanti, ed è quindi un'impostazione improntata non tanto a sorprendere il giocatore con le fogliere in essere mix, ma quanto piuttosto alla scena dello speedrunning, a chi si vuole perfezionare, eccetera, eccetera. Quindi l'utente medio viene subito tagliato fuori, perché questo significa che ci saranno dei draghi online che faranno delle cose pazzesche. E mi dispiace dirlo, però pure il fatto che l'abbiano annunciato adesso, prima del Direct, uscendo però dopo il Direct, quindi ce l'avrebbero potuto tranquillamente mettere all'interno della presentazione che ci sarà a giugno, che è stata annunciata ufficialmente, a me dà proprio l'idea di un ennesimo progetto dove forse neanche Nintendo ci crede troppo. E sarà per la coincidenza di tempo, sarà pure un po' per il formato con cui è stata annunciata, sarà anche un po' per le ambizioni del progetto, ma mi sembra la stessa traiettoria di quanto Switch, con l'unica differenza che di questo non ci hanno detto da subito: guardate, farà cagare. Lo sapevamo ancora prima che uscisse. Mi dà veramente l'idea di... una cosa che potrebbe essere un tappabuchi, però non hanno avuto neanche il coraggio di utilizzarlo come tappabuchi, non ci hanno creduto in fondo neanche loro, per fare un nuovo 99, no? E tra l'altro lo integri con il catalogo base dell'NSO, potevi tirar fuori una figata assurda. Venderlo come software a 30 euro, non lo so, no, non mi convince come cosa. Però vogliamo parlare dell'edizione, questa è la versione fisica europea e americana, che insomma merita. C'hai il set di pin commemorativi, il gioco, il box in cartone, le 13 cartoline che ognuna riprendono gli artwork dei giochi originali, e poi soprattutto c'è questa cartuccia dorata che riprende proprio la cartuccia che veniva data al vincitore della competizione nel 1990. Ovviamente c'è scritto anche sotto: la riproduzione del Game Pack non è utilizzabile per giocare. Bomba, probabilmente questa era 60 euro, meno bomba il fatto che bisogna preregistrare il proprio interesse sul Nintendo Switch Online e sperare che gestiscano la cosa, sul My Nintendo Store, scusate, sperare che gestiscano la cosa in modo un pochino più virtuoso rispetto a come è stata gestita la Limited di Xenoblade Chronicles l'anno scorso. Però quello che voi non sapete è che esiste pure la versione giappa, e la versione giappa, regà, secondo me è pure meglio. Ah, c'è innanzitutto una differenza importantissima, abissale, quando Nintendo poi ci si mette a fare le cose fatte bene. I 13 giochi, ci sono quelli che sono i giochi NES e poi ci sono quelli che sono del Famicom Disk System, e infatti hanno la cartolina verticale che ricorda proprio il packaging dei floppy disk del Disk System. I pin sono gli stessi, ma ragazzi, aspettate che mi tolgo, ma vi rendete conto che hanno messo i controller del Famicom? Porca miseria. Al posto, molto meglio della cartuccia Gold. 5 cartucce nella Switch Gold, baby, non giocherò. Io ve la butto là. Gioco probabilmente una delusione, Special Edition fighissima, ma Special Edition giapponese una tentazione. Allora, per non fare una live completamente Nintendo centrica, commentiamo al volo un po' tutto il casino che sta succedendo in casa Microsoft. Request failed, ma chi ti ha chiesto niente? Allora, abbiamo un po' di articoli da commentare. Vi ricordate, no? Microsoft dal nulla ha annunciato la chiusura di 4 studi, tra cui anche lo studio di Hi-Fi Rush, ovvero Tango Gameworks, e Arkane Austin. Lyon rimane aperta, Austin chiude. Quello che ne esce fuori è una situazione di una Microsoft confusissima, che proprio non sanno quello che stanno facendo e si muovono completamente a caso, nonostante poi quando ci sono le apparizioni pubbliche hanno sempre una visione molto netta, almeno chi ci mette la faccia. Chi ci mette la faccia ha sempre una visione molto chiara di dove vuole andare il brand, di quali sono i prossimi step da seguire, il senso di tutte queste acquisizioni che sono state fatte nel corso degli anni, poi concretamente quello che le azioni che prendono e quello che è l'output dei giochi di Microsoft è tutta un'altra cosa. Tra l'altro, questo è molto interessante. Dopo, Matt Booty ha dichiarato, il giorno dopo aver chiuso lo studio di Hi-Fi Rush, ha dichiarato:
Abbiamo bisogno di giochi più piccoli che ci danno prestigio e premi. Cioè, praticamente ha detto abbiamo bisogno di Hi-Fi Rush 2. Ho letto un po' in giro, insomma, che probabilmente ha utilizzato le parole sbagliate e intendeva dire produzioni che escono con una frequenza molto più ravvicinata, cioè produzioni piccole intese come produzioni del tipo Pentiment, mentre Hi-Fi Rush, se ho capito bene, è stato in sviluppo comunque per 3-4 anni, se non addirittura di più. Servono giochi che escono ora, subito, e danno quella spinta in più al brand. Però fa ridere questa cosa perché hanno chiuso l'unico studio che poteva avere un minimo di appeal verso il pubblico giapponese, dopo che Phil Spencer più e più volte ha detto vogliamo fare breccia nel cuore dei giocatori giapponesi, aspettatevi grandi produzioni dagli studi di stampo nipponico, eccetera eccetera, e questo è il risultato. Comunque, tra l'altro, la cosa tragica è che queste chiusure sono arrivate proprio così, completamente a caso, e non se l'aspettava nessuno, tanto che probabilmente il porting per Switch, che ormai sembrava essere pronto anche perché aveva ricevuto un rating ESRB, è stato cannato sicuramente, non uscirà mai più. Ci sono voci che confermano che Tango Gameworks aveva pitchato, aveva proposto l'idea di un seguito di Hi-Fi Rush a Xbox, a Bethesda, e a questo punto non si farà più niente. Ricordiamo che Aaron Greenberg di Xbox definiva così Hi-Fi Rush, ovvero una hit sensazionale per noi e per i nostri giocatori sotto tutti i punti di vista e aspettative. Non potremmo essere più felici con quello che il team di Tango Gameworks è riuscito a creare con questa release a sorpresa. Tra l'altro, magari l'idea può essere, vabbè, sti giochi non vendono e quindi sono dei fallimenti. Con Redfall magari potrebbe essere stato così, ma sappiamo pure che è stato un progetto imposto dal publisher e non voluto direttamente da chi lo stava sviluppando. Comunque ci sono stati degli errori proprio a livello manageriale. È pure vero che Hi-Fi Rush, ma quanto gli sarà costato rispetto, non lo so, a uno Starfield? Quanto hanno speso in marketing per Hi-Fi Rush, che è un titolo che hanno shadow droppato? Cioè, anche queste cose forse andrebbero prese in considerazione. Per quanto riguarda Arkane, è stato insomma riportato che il team aveva intenzione di tornare alle sue radici, aveva pitchato un nuovo gioco che sarebbe stato un nuovo Dishonored, quindi un ritorno agli immersive sim in single player. Anche di quello non se ne farà più nulla. Ancora più grave, tutti quanti gli aggiornamenti programmati di Redfall andranno a farsi benedire e quindi i giocatori dovranno essere rimborsati in qualche modo. Sarà quindi la patch che prometteva di rendere il gioco disponibile anche offline, non si farà più, né si farà più il DLC che doveva aggiungere anche due nuovi eroi, credo, insomma. Comunque ci deve essere un bel boost a livello di contenuti, è saltato pure quello. E ciliegina sulla torta, c'è un report sempre su The Verge da parte di Tom Warren che dice chiaramente che Microsoft al momento è completamente nel pallone e la chiusura di Arkane, Tango e gli altri due studi, Roundhouse e non ricordo qual è il quarto nome, in realtà sono soltanto uno dei tanti, la punta dell'iceberg del casino che sta succedendo internamente a Xbox. Perché i tagli non sono ancora finiti, devono rientrare de tutte le spese fatte negli ultimi anni e nei progetti sbagliati sostanzialmente, e ci sono questi punti molto interessanti. Microsoft sta discutendo se portare o meno Call of Duty, i Call of Duty futuri, sul Game Pass. Quindi, cioè, questa, che non abbiano ancora deciso questa cosa, è assurdo dopo aver speso miliardi e miliardi di dollari per comprare Activision. Perché? Perché, oddio, forse se mettiamo COD sul Game Pass, tutti gli introiti che ci arrivano di solito andrebbero a farsi benedire. Vabbè, però il senso è quello che la strategia era puntare sulla crescita del pass. Tra l'altro stanno anche considerando un rincaro per il Game Pass Ultimate. E la strategia adesso si sta cambiando, mentre l'obiettivo prima era quello di portare quanti più giochi possibili sul Game Pass. Ora è quello di portare quanti più giochi possibili su altre piattaforme. C'è un dato di fatto che la crescita del Game Pass continua a rallentare, siamo arrivati a quello che sembra essere un po' un livello di picco massimo, cioè adesso non c'è più la crescita, ma c'è una sorta di ristagno del numero totale di giocatori, quindi
non si sa neanche qual è la prospettiva di crescita, un fattore che aziende del genere tengono sempre da conto. Abbiamo poi Hellblade 2, immagino poi quanto si staranno cagando sotto qui al Team Ninja, dopo tutte queste chiusure, se metti caso lancio di Hellblade 2 non dovesse andare benissimo, immagino comunque un po' si stanno guardando intorno. Comunque Hellblade 2 potrebbe essere un'altra di quelle esclusive che Microsoft ha intenzione di portare su PlayStation 5, non mi sorprenderebbe più di tanto. Anche se lo portassero su PlayStation 5 non sono sicuri che potrebbe essere considerato un successo. E niente, gli impiegati Xbox stanno aspettando quello che arriverà dopo, insomma si stanno un po' grattando. C'è un forte vociferare per quanto riguarda dei licenziamenti già programmati riguardanti gli Xbox Studios, qui proprio i team core. Staremo a vedere, un bel casino. Comunque sembra che tutta questa strategia di acquisizione sia stata fatta in modo un po' scellerato, perché adesso non sembrano avere una visione concreta di cosa fare con tutti questi studi. Hanno dimostrato di non saperli coordinare nel migliore dei modi, e in tutto questo hanno segato l'unico team che negli ultimi anni aveva tirato fuori qualcosa di impressionante, di sorprendente, di eccitante. Acquista tutto, altro che smarmello. Ha appena messo in esclusiva un countdown per un gioco nascosto gratis fra 6 giorni. Ci aspettiamo la mega bomba per i poracci? Staremo a vedere, non lo so. Ah, altro grande fallimento però è stato Alan Wake 2, che ancora non è rientrato dai costi di produzione. Ma questo perché Epic Games che fa? Lo fa esclusiva del suo launcher. Ma che cacchio se lo compra su PC? Fatelo arrivare su Steam, vedrete che al lancio fatelo arrivare su Steam e vedrete tutto un altro tipo di successo. Vabbè. Comunque, situazione abbastanza tragica per Xbox, abbastanza confusa. Phil Spencer per ora non pervenuto. Staremo a vedere insomma nei prossimi mesi quello che succederà. Mi spiace tantissimo per Tango Gameworks, mi spiace tantissimo per Arkane, più che altro perché il discorso poi è sempre lo stesso. Ci sono decisioni sbagliate a monte, ne paga chi sta sotto, e senza un motivo. Rendiamoci conto che sul serio tutte queste grandi acquisizioni, tutti questi grandi agglomerati alla fine hanno veramente migliorato l'industria? Non lo so. E questo era tutto per oggi. Io vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme le notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi in caso venite in live, poi recuperate tutto su YouTube, e nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Interrotto, Michele 2, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Però c'è questi Joy-Con. Ah!